tutti bellissimi e benvenuti in un parco acquatico. Ormai abbiamo tutti caldo, qui ci sono 30 gradi, e stiamo adesso, 27. 27 20, ci sono. Sì, 26, 27. Okay, guardate, va bene, che stiamo scherzando. Hai ragione, sì. E quindi perché non provare a, diciamo, a non andare. Esatto, non andiamoci nella vita reale, andiamoci, sì, su Minecraft. Sì, mi sembra giusto. E quindi abbiamo deciso di provare questo parco acquatico, ragazzi, che sembra veramente figo. Prima di iniziare diamo i crediti all'autore, che si chiama The Kriegs 1995. Faccio prima farvelo vedere, che come, sì, come esatto, Larry, con la pronuncia. Lo spero, ciao, fa schifo. Poi, ragazzi, appunto, direi di entrare. Allora, veramente vecchia, perché risale a 4 anni fa. A 4 anni, però non vuol dire che è una coparca aperta. Cosa hai detto, 4 anni? A 4 anni. Ah, anni. Hai detto anni. Ho capito altro. Vabbè, attenzione. Ho detto 4 anni, ma un acquaparca aperto da 4 anni non è mica vecchio. Vabbè, ma come mappa di Minecraft, sì. Perché come vedete non c'è neanche un... un cosa? Un tappeto? Un... No, un bambino che arrivi qua felice. Ci siamo solo noi 21enni in un parco acquatico a tema. Vabbè, ma quello non conta. Tra l'altro qua dentro questo è tipo un ristorante. Aspetta, che te stai esplorando senza di me. Tra l'altro, ma te dove lui stai ha Shaders, che sembra veramente... Shaders? Io non ce l'ho perché non ci abbiamo Forge. E allora per quello ti sembra vecchio. Probabilmente sì. Tra cos'è l'altro qui... questo? Non lo so. Cos'è sta roba? E lì c'è un ragno, quindi è meglio non guardare. Non è perché tipo... sembra tipo un po' distrutta. Non, lo spogliatoio, non cosa caspita? È vero, lo spogliatoio. Non lo so. Oh, lo spogliatoio, lo andiamo. Spogliatoio. Spogliatoio. Allora, qui mi sembra che ci sia un'altra entrata, ok. O un'altra uscita. Probabile. Dipende dai punti di vista. Qui... esatto, qui non lo so. Ma poi perché porte di ferro in modo che noi non possiamo entrare? Perché magari non ha fatto niente, ragazzo, là dentro. Vero, capito, però tra l'altro questi cosa dovrebbero rappresentare? Qui secondo... ma vedi che qui tipo per prendere il ticket, perché se vieni qua ti fai la fila e buongiorno. Però poteva metterlo un villager, no? Ma queste sono le teste dei bambini che sono morti sullo scivolo, non lo so. Oh, raga, a parte gli scherzi, allora... io mi ricordo, ormai vi stia raccontando le nostre esperienze vita, giovanili. Sì. Allora, non lo sai neanche te sta cosa, però... no. Guarda che Proviamoci. Questa è una novità. Dai, dimmi. Allora, è successa sta cosa. Praticamente io andavo al centro estivo, no? Dai, perché ridi? E c'era tipo, appunto, sti bagni privati che avevano anche uno scivolo con la piscina. E c'era sto scivolo, c'erano due tipi di scivolo, quello dritto, ragazzi, che vai tipo veloce, tipo a saetta, e l'altro che curva un attimo. Praticamente su quello curvo, insomma, non c'erano problemi, però tipo su quello dritto ci hanno detto di andare sempre con i piedi uniti, con le gambe unite, perché sennò rischiavamo tipo di morire là, perché tipo ci inquastravamo coi piedi. Pensate che trauma infantile, probabilmente. Ma dirlo a dei bambini di... sì, ci hanno detto quanto? Di non aprire mai le gambe, perché se non aprite le gambe, se non morite. Sullo scivolo dritto, sì. Se non morirete. Quindi comunque un consiglio, raga, così se no avviso. Ma... una gamba. Vogliamo parlare di questo? Qui sembriamo a Dubai. No, ma che figo è. Questa è una di quelle spiagge artificiali. Sì, con le onde. Poi ci sei mai stato, con il Generaone, sì, ci sono stato. Non esisti solo sono se. Sono caravalle. Caravalle. Alle caravelle. Wow. E alle bolle blu. Yeah. Notare quanto fa schifo da te e quanto è figo qui. Lì fa veramente pena. Cioè, mi dispiace, ma fa schifo. Vabbè, cosa ci puoi fare, man? Qui... ma te dove sei andato? Sott'acqua. No, a parte gli scherzi. Ah, allora io sì, sono andato due volte in vita mia a un acquapark e basta. Che triste. Vita emozionante. Io mi ricordo che tipo le bolle blu, raga. Blu, non so. Dillo tre volte di fila, bolle blu. Non so se tipo le caravelle o le bolle blu. C'era tipo uno scivolo che si chiamava... le bolle blu? Oh, vedrai che molti... io sono andato alle cupole, dai, voglio vedere quante ha riconosciuto. Ma nessuno, le bolle blu e le caravelle sono tra le più conosciute al mondo, zio. Mm-hmm, sì. Scherzo, in Italia. Però c'era tipo sto scivolo che si chiamava la cipolla. Però non ci sono mai andata, però io avevo tipo paura degli scivoli. Un'esperienza unica. Andavo sempre, sempre nelle piscine. Ecco, questo è il tuo scivolo dritto, Lari, quello di cui dicevi. Vedi, sì. Però questo è veramente lento. Prendiamo una barca. Questo è per bambini, secondo me. No, ma vedi che rischi veramente, gambe a pè, boom. E poi... è rischioso.
No, ma poi provo. Cioè, io ti, quest'estate verrai da me a Chiavri, ti porto. Portiamo lo scivolo al mare da soli. E vedrai, vedrai che è veramente rischioso. Possiamo provare uno scivolo vero e proprio? Non quello, perché quello non è lo. Beh, questo è abbastanza. No, no, sì, ma non è l'ingresso. Cosa vuoi fare? Lo vuoi rifare in salita? Cioè, aspetta, aspetta. Cerco in game mode 1. Esatto. Ecco, quello rotondo, così, cioè quello rotondo, quello spirale, era questo, tipo così, eh. Sì. Era un po' più come brutto. Tutti gli park. Sì. Ma bisogna farlo a piedi o bisogna farlo in barca? No, vedi? Allora, saliamo di qua. Sì. Io sono già su. Dai, Vlad. Tra l'altro mi ricordo, esperienza, che dovevi portarti il gommoncino dietro, ma farti tutte queste schede. Io sì, perché erano quasi tutti con sto gommoncino da una persona o da due. E dovevi prenderti sto gommone dal povero Cristo che si era appena finito la cosa. Glielo prendevi, dovevi farti tre piani di sta roba. Se non voleva dartelo, arrivava la guardia che gliene davano. Arrivava due. Che... veramente. Allora, c'è da vedere. Quale vuoi andare? Allora, io prendo la barchetta. Aspetta, ah, la barchetta, ma abbiamo detto che andiamo a un senso. Ma no, no, prendo la barchetta che effettivamente non c'è. Così esce entrare. Fuori dallo scivolo, va bene. Barca, dici? Io prendo quella di acacia perché è più ma bella. Ma effettivamente non puoi metterla. In effetti, vabbè, okay, allora si fa. Buttiamo prima la barca, così si fa anche lei il giro. E poi è veramente adrenalinica come cosa. Ah, ma io ho il salto automatico, attenzione. No, non ho il salto automatico. E muore, cade giù dallo scivolo, Vlad. Perché siamo così tristi? Cioè, parliamo veramente di queste cose brutte. Allora, facciamo l'entusiasmati. Sì, non vedo l'ora. Io c'ho il trauma. A me salta da solo. Ma anche a me, zio. Ma a parte non che ci possiamo fare niente. Io quando scendevo sugli scivoli, io quando scendevo da ste cose a velocità alta col gommone, avevo sempre paura che essendo questi aperti avevo paura di uscire fuori tipo dallo scivolo. No, dicevo, no, madonna. Io quello là ce l'avevo coperto. No, io no. Ce n'era uno coperto che era al buio, pesto e niente. Ci siamo buttati. Esatto. Ok, abbastanza lento, però c'è il suo perché. C'è il suo perché. C'è il suo perché. Allora, vediamo, proviamo un altro. Oh mio Dio, c'è quello dritto dove dobbiamo chiudere le gambe. Vieni qua. Tra l'altro mi ricordo esperienza, sempre lì alle cupole ce n'è uno che si chiama il kamikaze. Ed era lunghissimo, era tipo non so quanti metri di altezza ed era tutto dritto. Proprio ci così, andavi? In verticale, ma era il migliore. Andavi, ti schizzava tutta l'acqua addosso, non si capiva più niente, scendevi a una velocità assurda. Oh, poi sempre io, allora vi racconto anche sempre stata, io, voglio allora c'è stata una, sempre questa altra esperienza, sempre al centro estivo, piccola ciliegina sulla torta. A un certo punto c'era questa bellissima giornata di sole e sai, si faceva la fila e io ero tipo quella che doveva, insomma, ero ancora sul bagnasciuga, no? Sì. E quindi stavo guardando le persone che stavano per tuffarsi, per insomma, per prendere il volo su questo scivolo dritto. A un certo punto si vede tipo questo signore sulla quarantina, ma ragazzi c'aveva una panza enorme, sembrava un mappamondo. Una bomba. Puoi capire che sta piscina, insomma, dei bagni era veramente piccola alla fine. Quindi si vede tipo sta palla gigante che vola giù e tipo schizza tutti, c'era anche una bambina. E mezza piscina è andata svuotata. Esatto. Questo è uno scivolo dritto, non penso che sia molto... Ciao! Oh, ma prima è io... figo! Tra l'altro noi stiamo andando tipo equipaggiati di felpa, di sacchetto dietro. Ma non dietro. Importa, impermeabile. Ok. Dai, non vale. E ho schizzato la bambina che non c'è. Ma qua ci sono altri sci. Tra l'altro che figata che figata. È questo, scusami. Quello lo chiamiamo il vortice. No, l'imbuto. No, il vortice. Il imbuto. Raga, fatemi sapere se è meglio imbuto. L'imbuto della nonna. Vortice, è ovvio, ecco, che nessuno scendi scelga. Qui. L'imbuto. Il problema è che qua quando un bambino scende poi... Ah no, pensavo ci rimanesse, tipo rimaneva dentro la bassa. Oh, caspita, raga, dopo sto video voglio anch'io andare ad un... Ma c'è, il bello è che qui c'è un misto di terme e acquapark che penso che sia il posto più bello sì, della terra. Sì, è più grande d'Europa, devo esatto. dire. Esatto, si però... chiama... Come? Terme, qualcosa del genere. Sì. No, Sand of Terme. No, Sand of Terme. Esatto. Si chiamava Sand of Terme ed è una cosa assurda, tipo spiagge artificiali, spiagge al chiuso. Stavo dicendo Sea of Thieves. Non so perché. Cioè. Perché? Oh mio Dio, c'è uno slime. Questo è il bambino. Ciao. Ma te dove sei? Oddio, ma mi sta... Oh, caspita, ma sono in game. Aspetta. Ah, mi stavo ammazzando. Oh, zio.
Ok, inclusi. Allora sono abbiamo due provato il vortice. Sono due imbuti. No, sono due vortici. Sono due imbuti. Oh mio Dio, nessuno ha questo castello. Che bello! Oddio, dobbiamo provare. È un, è un castello con dentro uno scivolo con uno il castello. Uno scivolo. Uno scivolo. Andiamo a scivolare. Da dove si scivola? Da dall'altra qui. Parte. No, da qui. No, da qui. No, è da qui, Larry. Ok. È perché c'era anche sotto. Non mi interessa. Io ah, basta. Ma no, ma questo era quello dritto. Te l'ho detto. Che emozione. Questo veramente ansia. Ma questo finisce l'acqua. Quindi poi tipo arrivi qui. Sederata. No, arrivi qui e ti prendi una strusciata. Che tipo sì, la tua che pelle rimane attaccata a sci. Oh, c'era tipo un altro. Aspetta. Quello rosso. Quello rosso. Quello rosso. Quello rosso. Questo rosso. Oh, questo, questo. Sì. Oh mio Dio, ma quanti ce ne sono, Lari? Sono tantissimi. Sì, ma è enorme, raga. Io ve l'ho detto che è veramente figa questa mappa. È valso il prezzo del biglietto. Cioè, gratis. Sì. Ah, ma perché vai da questa parte? Sto prendendo tutto. Ma finisci dentro il castello. Disturbi la gente. Ok, mi sto arrabbiando a fare zigzag. Dai, Vlad. Guarda che fai aspettare la gente. Ah, scusa, dietro. Pensavo che dovevamo farcelo tutto. Ah, quindi tutto. È saltato. Sì. Quindi c'è. Vabbè, questi non li proviamo, raga. Però li vediamo un attimo. Ah, ma questa è una montagna russa. No, questa dobbiamo provarla. Oddio, Lari. Mi ricordo se cosa fuga d'Atlantide. Montagne russe con il binario nel. Wow, come ho fatto? Tanta pazienza. No, dobbiamo provarlo. Subito, a bordo. Oh, magari questo. No, è questo. Sali. Su. Tieni. Aspetta, ma il carrello. Il carrello. Oh no, Vlad. Si vola. Speravo schizzasse anche l'acqua. Mannaggia. Sì, guarda. Oddio, questa esperienza l'ho vissuta. Fuga da Atlantide a Gardaland, raga. Bellissimo, però sai quanto di coda? 2 ore. Cioè, veramente, mai più nella vita. No, ma è per farmi decine un altro di anche. Bellissimo. La cosa brutta dell'acqua park è che passi più tempo in coda. Che sì, quello è vero. Oh, siamo arrivati. Beh, di attrazioni ce ne sono altre. C'è questa che è tipo un misto di imbuto e dici. Sì. È veramente. Sì, veramente non la grande. Proviamo perché tanto è uguale all'altra. Direi. No, no, dobbiamo provarlo perché c'è un pezzo veramente figo. Tipo questo. Figo. Fammi andare. Ciao. Oh, Vlad, ti odio. Ciao. Oh mio Dio, cos'è sta roba? Te l'ho no, detto. Aspetta. Ma non è. Oh Dio, ma che roba. Wow. Ma io mi chiedo, questo ragazzo magari veramente le ha provate ste cose? Dici, in effetti. Magari perché finisce così, ma dai, ma è triste. Ma sono finita sotto. Sono finita sotto lo scivolo. Vittime di un acqua park, finirà al studio aperto, bambina di 9 anni. Di 21 no, bambina anni. Di 21 anni con mentalità di 9 cade dall'acqua park e bello, non si bello, fa niente. Grazie. Comunque ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Io sto guardando quanto è figo con ma quanto è figo sto punto. Ed me è triste. Questa diventerà una delle mappe più fighe che abbia visto fino adesso. Perché abbiamo visto questo, il parco di divertimenti, quello gigante con la curata panoramica. Il roller coaster lì tipo miniera. Sto facendo così per far sembrare il tono di epicità. Però questo è il più figo, perché ci andremo anche noi d'estate. Non è vero. Sì, bici. Comunque ragazzi, appunto, spero che questo video vi sia piaciuto. Droppate un like, se avete già fatto. E noi ci vediamo al prossimo parco divertimenti. Ciao. Ciao.